Ciao a tutti, bentornati alla rubrichina Cine. Oggi parleremo di quel grande capolavoro che è Sonatine. Di quest'uomo qua. Questo qui. Vabbè, probabilmente YouTube ci banna perché questo c'ha una pistola a mano, non lo so. Comunque sia, parleremo di Takeshi Kitano e del suo Sonatine. Che penso si pronunci proprio Sonatine perché è giapponese e dovrebbe essere piana la parola. Quindi non è un toscanismo. Benissimo. Allora, Takeshi Kitano chi è intanto? Chi è? È un attore, regista, produttore giapponese, famoso soprattutto al grande pubblico per Takeshi's Castle, che penso l'abbiano visto quasi tutti, almeno quelli che hanno la mia età in su. Con la Jalapa's Band e con Lillo e Greg hanno visto il programma Takeshi's Castle. Non vi sto a raccontare perché è famoso da solo. Takeshi Kitano è un grande che nasce in Giappone. Suo padre era un pittore, ma era alcolizzato, violento. Infatti viene trasferito quasi subito. Mi sembra che suo padre venga arrestato, comunque non mi ricordo, si è allontanato dalla famiglia. Quindi Takeshi Kitano da Okinawa, dove viveva, si trasferisce a Tokyo, un quartiere molto molto povero, dove lì fa subito conoscenza di una realtà molto dura, qual è la Yakuza giapponese, cioè che è la mafia giapponese. Infatti il tema della mafia giapponese sarà ricorrente nella filmografia di Takeshi Kitano, ma prima di diventare regista, il buon Kitano nasce come, fa piccoli lavoretti, ok, ma esorda nel mondo dello spettacolo attraverso il cabaret, in un locale che si chiama Française a Tokyo, dove faceva attore comico tra uno spogliarello e l'altro, ecco, molto inizio, molto umile, e da lì poi entra a lavorare nella TV, perché si fa notare in questo cabaret, inizia a lavorare nella TV con il teatro giapponese comico, e da lì poi, sempre un attore, comincia a fare qualche parte in qualche film giapponese, se non che esordisce con Violent Cop, film che non doveva dirigere lui, in quanto era solo, doveva essere solo il protagonista del film, ma per motivi, ora non ricordo, il regista dovette abbandonare il progetto e quindi Kitano si fece avanti alla produzione. Disse, guarda, lo dirigo io, voglio provare io, sono interessato, voglio provare a dirigere un film. Grande rischio da parte della produzione, perché Kitano non aveva mai diretto niente, nemmeno il filmino della sua comunione, e quindi in realtà però l'esordio è un gran successo, un grandissimo film. Film che tra l'altro è dentro questa raccolta, Violent Cop, che è un noir yakuza, però già lì si vede che non è del tutto normale, non è che segue molto i canoni, ma il vero esordio cinematografico, cioè voluto da lui, scritto da lui, sceneggiatore da lui, è quello dopo, cioè Boiling Point. E qui si comincia già a vedere le fasi oniriche, le fasi strane, che è un film yakuza, però che Kitano rivoluziona il genere. Ma il vero capolavoro che ha fatto conoscere Kitano in tutto il mondo è Sonatine. Film che ora vi parlerò brevemente. È un film incredibile. Tra l'altro la copertina, come faccio vedere, fa parte di Sonatine. Kitano infatti fa sia il regista che il protagonista di molti dei suoi film. Di cosa parla Sonatine? Sonatine è un yakuza movie, come i precedenti, però che si distacca dal genere, in quanto la trama è semplicissima, per questo, non mi ricordo il nome, Murakawa mi sembra, il protagonista che è interpretato da Kitano è un capo, è uno degli Yakuza, il quale viene incastrato da altri tribù, altri clan degli Yakuza, e quindi in poche parole viene incastrato e deve morire, lo mandano infatti a Okinawa per una missione tipo vai a Okinawa, devi vedere lì, cioè devi fare delle cose, devi uccidere Tizio, ma in realtà è tutto un grande trappolone per incastrarlo, e in quanto lui capirà fin da subito è condannato a morte, insomma, che tutti l'hanno tradito e che tutto il suo clan deve morire. Ecco, questa è la trama in due parole. Voi direte, vabbè, filmetto, cioè di che sa. No, è qui che il grande Kitano prende un'altra via. Il film comincia a parlare del nihilismo, comincia a parlare dell'esistenzialismo. Kitano sa che deve morire e quindi vive i suoi ultimi giorni nella spensieratezza più totale. Ci sono scene della spiaggia in cui balla, in cui gioca, in cui riprende il teatro che aveva fatto, tra l'altro si nota
la sua esperienza teatrale, quindi si nota qualche spettacolo teatrale che riprende la tradizione giapponese. Cioè, tutto il film è girato in un modo molto poetico. Non c'è più lo sganassone Yakuza, si ammazza, no? Il film è molto duro. Quando deve descrivere la Yakuza, per esempio, è un film molto esistenzialismo, molto slice of life. Tutte le scene di crudeltà della Yakuza non sono accentuate, non vi è il crescendo di musica, no. È come normale, è come per noi andare a comprare il caffè e bar, ecco. Cioè, vedi Tano che ammazza uno, lo affoga, come te, ti metteresti il giubbotto per uscire di casa. Quindi è molto dura la violenza in questo senso, perché il film te la fa vivere come normalità, come senza grandi marcature, senza grandi sottolineature registiche. Mentre tutte le scene anche di gioco, di lui con i suoi compari, sono molto poetiche. Poi, vabbè, lasciamo stare che sono giochi della mafia, quindi si divertono anche a giocare alla roulette russa con la pistola, ma è tutto molto giocoso, come se giocassero a 1, 2, 3 stella da bambini, ecco, il tono è molto quello. E poi, vabbè, c'è la musica di Isaishi, che è famoso compositore e comporrà anche tutte le colonne sonore, molte delle colonne sonore dello studio Ghibli, per esempio. Che è incredibile, la colonna sonora è incredibile. Suonatine si chiama così in quanto riprende, che vuol dire che poi è una storpiatura, è inglese, vorrebbe dire piccolo sonetto. In quanto, non ricordo, anche qui c'è una piccola curiosità, perché Kitano diceva che il sonetto deve seguire lo spartito, lui parlava a questo punto e quindi la vita era già decisa, infatti il destino suo è già deciso. Cioè, non mi sono spiegato benissimo, l'ha chiamato suonatine. Il film vuol dire piccola suonata, in quanto la vita deve seguire uno spartito, secondo lui. E infatti nel film il destino del protagonista è già segnato dall'inizio. È un film incredibile che ha vinto molti premi, sembra, della giuria a Cannes, e poi è un successo planetario. Ora, successo planetario fino a un certo punto, ora non so quanti di voi conoscono Suonatine, è un film molto, nonostante sia un film abbastanza famoso, forse di nome l'avete sentito, forse. Dovete riscoprire, ecco. Molto raro da trovare, penso, però questo ci dovrebbe essere, questa edizione su Amazon. È un grandissimo film, incredibile, per tanti versi, per le scene d'azione, per come sono girate, per le inquadrature, per dialoghi incredibili, dove si passa a parlare appunto, la crudeltà più dura, tipo uccidetelo, e questo lo ammazzano seduto a stante così, senza nemmeno un mezzo grigoro, a poi fare la battuta, cioè Kitano ammazza uno, per esempio, 3 secondi, gli spara, 1 secondo dopo è a fare la battuta con il compare, tipo a parlare delle scarpe da ginnastica. E voi direte, ma questo è un pazzo. No, durante il film, nonostante questi cambi d'argomento incredibili, passaggi di piano da commedia a noir, si nota incredibile dote di Kitano alla regia, perché il film, no, non posso definirlo una commedia, non lo posso nemmeno definire un film sulla mafia duro e puro, potrebbe essere, ne so, Il Padrino. È qualcosa di una poesia viaggiante, è come davvero leggere a questo punto un sonetto, ma di Shakespeare, è come una tragedia greca, va bene? Sai già che finirà male fin dall'inizio, perché lo noti da piccole cose, lo noti da come vanno i procedimenti, però nel mentre vi è una leggerezza che è incredibile. Cioè, appunto, Kitano muore con il sorriso, per esempio. Poi non so come altro descriverlo, perché non vi sto a raccontare tutte le vicissitudini di chi incontra i personaggi. Vi ho descritto a lunghe linee, anche forse malamente, il clima del film. E tutti i film di Kitano sono così. Ora, questo è, secondo me, l'apice di quelli che ho visto. Però anche in Violent Cop, pur non essendo una sceneggiatura sua, e la sceneggiatura era molto più basica, cioè era più di un film di mafia dove bisogna andare a uccidere quello, no? Cioè riscatto, i soliti canoni, no? Nonostante questo, si notava già che Kitano aveva delle idee molto precise di regia, molto che riprendano anche il noir, il western, scene molte con le luci scure, insomma, aveva già rivoluzionato il genere. E poi riprende anche, ovviamente, tutto lo stile giapponese, quindi non aspettatevi un film occidentale da Suonatine, cioè come ritmi, come inquadrature, molto molto posato. Per esempio le camminate si vedono, è molto lento il film, si prende i suoi tempi, cresce lentamente,
Anche le scene d'azione non sono frenetiche, non c'è un montaggio frenetico, sono molto asciutte. E che altro dire? È un capolavoro di genere. E capirete perché Sonatina è considerato anche tra, lo posso dire, tra i migliori film mai fatti. E Kitano rientra tra i registi orientali più influenti degli ultimi 40-50 anni. Questo di sicuro. Basta. E spero che lo recuperiate, perché si trova da qualche parte, lo trovate anche con mezzi un po', eh? Comunque ci siamo capiti. Basta, potete chiudere il video ora, mi raccomando. Io vi saluto, i gufetti qui in cima, perché sono due gufetti, rossi e celesti, vi salutano. E niente, alla prossima. Ah, Takeshi Kitano, quando recita, perché ha fatto anche qualche film, tipo ha fatto l'ultimo Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, quello là, il live action di Ghost in the Shell, che francamente fa abbastanza cacare. Comunque fa una gran parte Kitano lì. Quando fa l'attore si chiama Takeshi Beat Kitano, perché riprende il nome che usava durante i cabaret. Basta, detto questo, Takeshi Kitano è un idolo pazzo, e anche quando fa l'intervista è un idolo pazzo. Basta, detto questo, basta. Alla prossima. Mi devo inventare una chiusa per questo canale, perché quando io sento adesso basta, quindi vabbè, adesso basta.